Marta Fascina e Silvio Berlusconi. Un film racconterà la loro storia d'amore. I docufilm sui personaggi famosi stanno facendo molto discutere, soprattutto dopo il successo di Unica, che su Netflix racconta la storia di Ilary Blasi soffermandosi in particolare sul matrimonio con Francesco Totti, i tradimenti e tanto altro. Adesso, secondo le indiscrezioni riportate dal giornale L'Espresso, debutterà un altro docufilm che stavolta racconterà la storia d'amore tra Marta Fascina e Silvio Berlusconi. Secondo quanto è trapelato, a differenza di Unica, l'intero documentario sarà strutturato in chiave positiva, narrando tutti gli aspetti positivi vissuti e i bei momenti di questa romantica storia. La Fascina sarebbe stata ispirata proprio dalla visione del documentario su Ilary Blasi, ritenendo di poter realizzare un prodotto simile che racconti la storia vissuta con Silvio Berlusconi. Ovviamente, però, lo stile sarà differente e sarà l'occasione per ricordare Berlusconi che ha perso la vita nel giugno 2023. A quanto pare ora i figli di Berlusconi attendono di sapere in quale direzione andrà il progetto e quali dettagli saranno inseriti nella storia. Ciò che è certo è che, appunto, verrà celebrata in particolare questa storia d'amore e verrà raccontato anche qualche dettaglio sulla vita privata e quotidiana dei due protagonisti, tra interviste e testimonianze di vario genere. Un altro dettaglio molto interessante sul docufilm che racconterà la storia d'amore tra Marta Fascina e Silvio Berlusconi, è che la regia sarebbe stata affidata, sempre secondo quanto riportato dall'Espresso, a Francesca Verdini. Quest'ultima è finita spesso al centro del gossip nel corso degli ultimi anni per via della relazione con Matteo Salvini e, ancora oggi, è la sua compagna. La figlia di Denis Verdini quindi si occuperà di raccontare una storia di stima e affetto che poi si è trasformata in una vera e propria relazione romantica. Molto intensa, come dimostra la sofferenza di Marta Fascina, che ovviamente non è riuscita ancora ad elaborare il lutto per la scomparsa di Berlusconi. Secondo alcuni, potrebbe essere l'occasione per rilanciare i rapporti tra Forza Italia e la Lega, ma anche per trattare alcuni argomenti spinosi come quelli dell'eredità di Berlusconi. Negli ultimi mesi si è parlato soprattutto della villa di Arcore, poiché secondo numerose indiscrezioni, i figli del cavaliere avevano chiesto alla Fascina di abbandonare la casa in cui aveva vissuto. Queste voci non sono mai state chiarite ufficialmente e potrebbe essere arrivato il momento di capire cosa sia davvero successo. Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un film su questa storia d'amore e vi interesserebbe? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.